Taranto Festival del Cioccolato, Piazza Immacolata. Siamo con Mimma Annicchiarico, che è appunto la presidente provinciale di Taranto di Casartigiani. Ecco, vediamo l'opera degli artigiani, perché vogliamo soffermarci sull'impegno di coloro i quali realizzano poi quei prodotti in cioccolato. È un lavoro, un impegno, una dedizione, un'arte che va sottolineata e gratificata. Gratificata, certo, per il palato sì. Noi abbiamo voluto questa manifestazione fortemente a Taranto in collaborazione con Casartigiani Abruzzo, proprio perché volevamo un attimino essere anche noi partecipi e dare un inizio, perché questo noi ci auguriamo che non sia solo la prima un anno, edizione, il singolo anno. No, sì, il singolo anno c'è, cioè, come evento a sé, ma bensì che si ripeta ogni anno. Chiaramente noi abbiamo di fronte dei maestri cioccolatai, cioè quando parliamo di arte... Provenienti da tutta Italia. Provenienti da tutta Italia, e quindi praticamente artigianato puro, non è un commercio ambulante, e quindi senza togliere niente al commercio ambulante, per carità, però sappiamo benissimo che qui c'è veramente la materia prima che viene poi lavorata e quindi consumata. Taranto in questo momento dovrebbe effettivamente accogliere questo evento, ma visto sotto l'aspetto della qualità, ma anche sotto l'aspetto anche di quando parliamo di un prodotto artigianale. Ormai siamo abituati a mangiare qualsiasi cosa purché senza renderci conto di quello che mangiamo, e poi semmai ci troviamo con le intolleranze, con le allergie e così via, perché non sappiamo effettivamente il prodotto poi come viene fatto. Ma quando parliamo di un prodotto artigianale, in effetti sappiamo benissimo che abbiamo quegli ingredienti, quella materia prima che comunque ci porta il prodotto finale a consumarlo, e sappiamo anche quello che mangiamo.